Beh, questo è il luogo dell'anima, un sogno che ho avuto fin da quando ero bambino. Ho scelto di fare il cuoco, no? Adesso li chiamano chef, ma insomma cuoco, perché volevo trasformare tutte quelle che erano le cose che già noi producevamo. Mio padre diceva, guarda la terra che comunque ti aiuta sempre, e si è avverato. Questa per esempio è una delle nostre serre e là andiamo a raccogliere le carote. Sicuramente non sono belle come quelle che vediamo al supermercato, però è una roba inebriante. Nessuna concimazione chimica, nessun trattamento, la rotazione della terra, le persone del paese che vengono a comprare e vendere, i prezzi molto tranquilli, prezzi agricoli. Da tutte le verdure che seguono la stagione, passiamo alle conserve, tutti i vasetti, e poi le uova delle nostre galline. Vabbè, io penso che sia il sogno di tanti chef, io l'ho avverato. C'è anche un aspetto didattico, se vogliamo metterlo con parole diverse. Pensate al lusso dei ragazzi che lavorano con noi di venire, conoscere dal seme alla raccolta del prodotto e poi dopo lo cuciniamo, lo trasformiamo. Oggi parleremo di una ricetta importante, una tagliatella al ragù di cortile. Un piatto che esce dal mio sistema, che esce dalla mia terra, che esce dal mio orto, che esce dalla mia azienda agricola, dove c'è la mia anima, il mio cuore, dove ci sono i saperi di tutta la mia famiglia, dove assolutamente io vado tutti i giorni ad ispirarmi e a prendere quello che mi serve per fare la mia cucina. Cos'è la tagliatella per me? Cos'è la tagliatella per uno che nasce in Emilia, in una famiglia di campagna dove la pasta era ripiena la domenica, ma quella di tutti i giorni erano le tagliatelle? È la trade union di una famiglia, quando si siede a tavola attorno a un piatto di tagliatelle. E perché la tagliatella al ragù di cortile? Ragù di cortile perché la carne dei contadini era il coniglio, l'anatra, la gallina, perché non sempre c'era il bue e quindi il cortile entrava nel piatto. Lorenzo, che è il mio braccio destro in cucina, sta preparando questo ragù importante. Iniziamo con la preparazione del ragù, quindi in questo caso si inizia dalle verdure. Avremo cipolla dorata, cipolla bianca. Dobbiamo ottenere una mirepoix molto fine, senza tritarla troppo, in modo tale da non doverla poi riprendere e batterla una seconda volta, ma mantenere quindi anche le proprietà organolettiche e i succhi della cipolla inalterati. Proseguiamo poi con gli altri ortaggi, quindi carote e sedano. Procediamo con le listarelle. Quindi una julienne molto fine. L'importante quando si pulisce le verdure è sicuramente di avere un coltello ben affilato in modo tale da non schiacciare l'ortaggio, non ossidarlo, ma semplicemente di andare bene a tagliarlo e lavorare quindi con la lama del coltello. Continuiamo col sedano, andiamo a lavare. Non bisogna mai buttare niente, tutti i ritagli delle verdure, tutti gli scarti poi verranno utilizzati nel nostro modo, proprio perché come nella mentalità della nostra terra, quella che poi si sta anche spostando in tutto il mondo, è quello di utilizzare 100% la materia prima. In proporzioni diverse abbiamo ottenuto quindi la nostra mirepoix, cipolla circa il doppio di carota e di sedano. Andiamo ad aggiungere al classico soffritto di ogni ragù che si rispetti anche uno spicchiettino d'aglio, perché vogliamo comunque avere una bella spinta di sapore. Vogliamo mantenere il gusto importante di questo ragù, che sarà dato dalla cottura molto dolce delle carni. Avremo quindi coniglio, gallina e anatra. Due tipi di volatili, carne bianca e carne rossa, e poi il coniglio, sempre un altro animale che fa parte del nostro cortile. Andiamo a dare un'incisione seguendo l'anca e poi col coltello procediamo sempre vicino all'osso per non avere alcun tipo di scarto. Passiamo alla spalla.
Una volta disossato il coniglio, procediamo poi al taglio delle sue carni. Affettiamo inizialmente per il lungo, avendo cura di non andare a rompere le parti fibrose che poi in cottura andranno a sfaldarsi e aiuteranno anche a legare il nostro ragù. E poi sempre in maniera trasversale anch'esso passiamo ai nostri cubetti. Questa gallina avrà una pelle spessa, infatti in questo caso andremo a pelarla e a macinarla finemente, quindi la passiamo al tritacarne in modo tale che vada a sciogliersi e a dare valore e collagene al nostro ragù, mentre la carne, come al coniglio, la andiamo a cubettare. Hanno due carni differenti le galline. Come la faraona, il petto, la parte superiore, sarà una carne bianca, un po' più soda, mentre la parte della coscia e sovraccoscia sarà una carne un po' più scura, quindi anche più succosa e più saporita. In questo caso abbiamo bisogno di entrambi per dare sapore al ragù e allo stesso tempo consistenza. Passiamo alla pulizia e alla cubettatura dell'ultimo animale, l'anatra. L'anatra, a differenza della gallina, avrà subito un processo di asciugatura in cella in modo tale che si possano rassodare bene le carni ed aumentare la succosità e la succulenza. La pelle dell'anatra sarà una pelle più grassa rispetto a quella della gallina. In questo caso possiamo mantenerla attaccata ai nostri cubetti perché andrà direttamente in cottura a sciogliersi. Bene, allora iniziamo con la cottura del ragù. In questo caso abbiamo un rondoncino dove andremo a mettere dell'olio di semi. Dovrà ben essere caldo in modo tale da avere una bella sigillatura della carne. Andiamo ad inserire quindi tutte le nostre carni che abbiamo cubettato. Cottura molto veloce in questo caso, quindi scottiamo velocemente la carne in modo tale che abbia una bella sigillatura dei suoi pori e non vada a perdere troppi succhi in cottura, perché sennò otterremo un risultato quasi bollito. Invece in questo caso vogliamo che sia ben rosolato. La caramellizzazione degli zuccheri delle carni andranno a conferire un sapore ulteriore, quindi avremo anche più lunghezza di gusto al palato. Eccoci qua, ora che abbiamo rosolato la carne, andiamo a rimuoverla. Ora proseguiamo nello stesso rondò, ancora caldo, con una noccetta di burro. Stesso rondò perché abbiamo tutta questa rosolatura attaccata sul fondo della padella e andrà poi a sciogliersi nel nostro sugo in momento di sfumatura, quindi di deglassatura. Burro bello caldo e proseguiamo quindi con la nostra mirepoix. Come si può notare, nel fondo della padella non abbiamo alcun liquido, abbiamo solo la parte di grasso del burro. Abbassiamo la fiamma e lasciamo appassire per qualche minuto. Andiamo a reinserire la carne precedentemente rosolata. Non poteva mancare poi un vino della nostra azienda agricola, ovviamente uno dei tanti, in questo caso un vino bianco, a base uve Sauvignon e Semillon, bello minerale ma allo stesso tempo aromatico. Vino abbondante in questo caso perché vogliamo proprio una riduzione che dia quella parte di acidità importante al nostro ragù. Solo ora possiamo andare ad aggiungere il sale, perché non abbiamo più bisogno di sigillatura, ma in questo caso possiamo andare ad estrarre tutti i succhi delle nostre carni. Come si può notare, si è ben asciugato, abbiamo perso la parte alcolica e vinosa. Possiamo utilizzare la nostra salsa di pomodoro che otteniamo d'estate e poi mettiamo via in conserva. Non aggiungiamo troppo pomodoro perché non vogliamo che sia un ragù rosso, ma che sia leggermente colorato, quindi classico ragù di cortile come si faceva una volta. Aggiungo anche un tocco di pepe, in questo caso pepe nero macinato fresco. E andiamo a coprirlo con del brodo abbondante, un brodo che avremo ottenuto direttamente con le carcasse degli animali che abbiamo lavorato per questo ragù. In cottura andremo ad aggiungere le pelli che abbiamo rimosso precedentemente dalla gallina, macinandole due volte in modo da averle molto fini. Avranno quindi la parte grassa che aiuterà nel sapore e allo stesso tempo il suo collagene andrà a sciogliersi, a sfaldarsi all'interno della salsa e quindi a legare il tutto. E partiamo con la cottura, una cottura molto lenta, molto dolce, deve sobbollire. Saremo circa sulle 2 ore e mezzo, 3 ore di cottura. Ma intanto che il ragù sta cuocendo, io sono qui a raccontarvi la pasta. La pasta fresca è fondamentale nella nostra cucina, nella nostra cultura, ma soprattutto fare la pasta non è una cosa semplice. Io sono fortunato perché ho le mie farine, sono farine di qualità, me le produco secondo il mio sistema. Se non avete queste farine, farine di qualità, basta che siano 00.
Le nostre uova sono speciali perché le usiamo di giornata e questo è fondamentale. Noi facciamo anche altri piatti con le uova e posso assicurarvi che se le uova non sono fresche quel piatto non riusciamo a farlo. E quindi è veramente fondamentale usare dei prodotti di qualità, ma più che altro freschi. Mettiamo un uovo ogni 100 g di farina, un pizzico di sale, tutto qua. Se le uova sono più grandi o più piccole, alla fine se non si impasta bene metteteci un goccettino di acqua e non succede niente. Finito l'impasto lo lasciamo riposare mezz'ora, 40 minuti, a seconda di quanto è grande questo impasto. Siamo quasi giunti a cottura del nostro ragù, mancano circa 30 minuti di cottura. Andiamo ad inserire tre croste di parmigiano tagliate finemente, che non si scioglieranno ma diventeranno molto morbide in modo tale da dare sapore. È un po' l'idea qui del brodo della nonna, quando inseriva sempre la crosta di parmigiano. Sono sicuro che in tutta Italia si faceva così. Ma intanto che Lorenzo in cucina, vi ricordo anche che sono su questo libro importante di Italia Squisita sulla pasta, sono con la mia lasagna, una lasagna storica che esce dal mio cuore, dal cuore della mia famiglia, ma soprattutto da tanto impegno e da tanta riconoscenza verso i miei genitori, i miei avi, che comunque hanno continuato a portare avanti questo sistema importante di una cucina di qualità. Ma come deve essere la pasta? La pasta deve essere setosa, la pasta deve essere bella amalgamata, la pasta quando la tiriamo la devi sentire come fosse qualcosa di elastico, ma un elastico che non si strappa mai. La tiriamo abbastanza spessina, ma non tantissimo, in modo che mi rimanga il tempo di mantecarle quando le metto nella salsa, nel ragù. Se sono troppo sottili, non riusciamo a condirle bene perché cuociono subito. Poi lo lasciamo asciugare leggermente e andiamo a tagliare le nostre tagliatelle. Da quel momento le nostre tagliatelle sono pronte per essere sbollentate, ma poco tempo, perché dopo io le voglio mettere nel ragù, voglio che finiscano la cottura nel ragù, perché le parti, diciamo, grasse di queste carni faranno da collante. Un po' spessine in modo che abbiamo un po' più tempo per lasciarle nel sugo, in modo che il gusto anche del ragù entri nella pasta che riceve questo sapore. Poi mettiamo appena un po' di parmigiano e poi dopo le impiattiamo in chiave moderna. Bene, queste sono le nostre tagliatelle con ragù di cortile, ma soprattutto le tagliatelle del cuore. Ormai siamo arrivati alla fine di questo meraviglioso video e ringrazio Italia Squisita perché ogni tanto mi permette di raccontare quello che ho dentro, il mio sistema, la mia volontà, la mia caparbietà, a volte anche la mia stizza, no? Per arrivare al risultato finale. I risultati quando escono dal cuore sono sempre di alto livello. E queste sono soddisfazioni, vedere la mia tradizione che va avanti, ma più che altro io quando vengo qua
lascio fuori dalla porta tutti i pensieri e vivo la mia vita, vivo il mio passato, vivo quello che ho fatto e la mia soddisfazione perché guardo avanti, vedere il vitellino, no? Che è nato da 3 giorni, queste mucche.